Bentrovati a un nuovo appuntamento con Filca News. In primo piano l'attualità. Ha registrato un ottimo successo di partecipanti la 7ª edizione del Salone Dal Dire al Fare, ospitato anche quest'anno presso l'Università Bocconi di Milano. Tra le iniziative proposte nel corso della manifestazione dedicata alla responsabilità sociale d'impresa, la Maratona delle Esperienze, alla quale Filca Cooperative ha portato il proprio contributo presentando il progetto Biocasa. Il servizio. La responsabilità sociale d'impresa, protagonista alla 7ª edizione del Salone Dal Dire al Fare, ospitato anche quest'anno nei prestigiosi spazi dell'Università Bocconi di Milano. La manifestazione, attraverso un'apposita area espositiva e un ricco programma culturale, ha offerto a aziende, pubbliche amministrazioni e associazioni non profit l'occasione di conoscersi, confrontarsi, avviare nuove collaborazioni. La 7ª edizione si è svolta all'insegna dell'interattività, dello scambio tra organizzazioni presenti e visitatori, della partecipazione dei giovani, in particolare studenti universitari, coinvolti in molte delle attività proposte. Tra queste la Maratona delle Esperienze, alla quale ha partecipato anche Filca Cooperative. Per noi è stata l'anno scorso un'esperienza molto importante. Abbiamo trovato un ambiente molto vivace sotto il profilo dell'attenzione e della sostenibilità d'impresa e abbiamo scelto di ritornare quest'anno proprio per portare la nostra testimonianza, la nostra realtà. La CSR chiede appunto alle imprese che sono impegnate in questa direzione di dedicarsi alla testimonianza per essere guida anche verso appunto altre realtà e per aiutare sicuramente tutti gli stakeholders, compresi i consumatori, a comprendere appunto il valore della sostenibilità. E questo per noi è un salone particolarmente importante perché oltre al dire si parla del fare. Abbiamo portato tutto questo anche a favore degli universitari e di chi ha frequentato questo salone attraverso la maratona appunto delle esperienze e questo momento come il prossimo che è l'appuntamento che abbiamo in ERE è veramente fondamentale per divulgare e comunicare le nostre politiche. In effetti il tema mi sembra azzeccato perché con il nostro progetto Biocasa che presentiamo è una vera e propria maratona, siamo partiti 6 anni fa circa. Abbiamo iniziato quando ancora i tempi non erano probabilmente pronti, non era pronto il mercato, non erano pronti gli altri fornitori. Siamo riusciti a sviluppare il nostro progetto fino a portarlo al livello che attualmente vede come intervento di punta che presenteremo proprio a questo salone, la Casa del Consumo Zero di Crusone. Di particolare rilievo soprattutto oggi perché siamo in netto anticipo rispetto a quello che le normative europee e anche quelle nazionali ci chiederanno a breve, perché entro il 2020 dovremo tutti allinearci a questo tipo di soluzione. Ed è comunque il proseguimento naturale di un percorso che abbiamo iniziato appunto 6 anni fa, quando abbiamo iniziato a parlare di biocasa, connotandola con un forte risparmio energetico rispetto a quelli che erano i requisiti di allora. È proseguito negli anni scorsi, soprattutto arrivando l'anno scorso, 2 anni fa, a produzione di circa il 60-70% dei nostri interventi in classe A e quindi ha trovato come per il momento naturale conclusione questo intervento un po' speciale, evidentemente un po' particolare, di 8 alloggi in Crusone, comunque a consumo zero. Tra i promotori del Salone fin dalla prima edizione, Fondazione Sodalitas, punto di riferimento in Italia per le imprese impegnate nella sostenibilità. Fondazione Sodalitas oggi associa 80 imprese, tra cui anche Filca, con le quali sviluppa progetti di sostenibilità e responsabilità sociale nell'ambiente, nel lavoro, nella comunità e nel mercato. Devo dire che in questa edizione del Salone abbiamo sentito in modo particolare un impegno concreto delle imprese verso la sostenibilità, abbiamo avvertito una maggiore attitudine a legare la sostenibilità alla strategia dell'impresa, a misurare i risultati e gli impatti delle strategie e dei programmi di sostenibilità e crediamo, sulla base di quanto abbiamo visto al Salone, ma direi anche e soprattutto sulla base delle esperienze che ogni giorno viviamo con le imprese che aderiscono a Sodalitas, crediamo che davvero la sostenibilità stia diventando ormai una componente fondamentale della strategia d'impresa, un po' in tutti i settori di mercato. Vediamo una sostenibilità sempre più incorporata nel prodotto dell'impresa e questo sicuramente
farà della sostenibilità sempre di più un elemento competitivo assolutamente fondamentale, una condizione per stare nel mercato meglio, più a lungo e per differenziarsi rispetto ai concorrenti. Ah, il salone quest'anno mi sembra cresciuto sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista della partecipazione. Devo dire che anche l'attenzione ai diversi temi che abbiamo scelto di adottare queste piste, coesione sociale, competitività, valorizzazione delle persone e sostenibilità ambientale, mi sembra che abbia riscosso molto successo, perché chi è più interessato a un argomento riesce attraverso un percorso guidato anche a seguire eventi, vedere i materiali in mostra, partecipare alla presentazione dei libri e a tutte le attività del convegno stesso. Per Filca, tra le prime PMI ad aver intrapreso con determinazione il percorso della responsabilità sociale, il mese di giugno si annuncia particolarmente intenso con la presentazione agli stakeholder del rapporto di sostenibilità 2010 e la partecipazione a EIRE, la rassegna internazionale del Real Estate a Fiera Milano. Prossimamente parleremo in occasione di EIRE della ricerca che abbiamo commissionato al Politecnico di Milano, presentando i risultati di un monitoraggio, quindi il benessere anche economico che si ottiene da una biocasa, e parleremo anche della certificazione LEED, il nuovo tema sul quale ci stiamo impegnando attraverso l'associazione appunto GBC Italia, e quindi il nostro impegno sempre più orientato a una strategia ambientale sostenibile. È tutto per questa edizione di Filca News. Arrivederci alla prossima puntata.